la 19ª tappa del Giro d'Italia parte a Longarone, che proprio 60 anni fa è stato teatro della tragedia del Vajont. Alle mie spalle il campanile di Pirago, che ne è diventato il simbolo. Ciao, sono Ilaria, appassionata di bicicletta e di viaggi, e sono abruzzese. Quest'anno gioco in casa. Il Giro d'Italia parte dalla mia terra. Ma perché non raccontarvi l'intero giro alla scoperta delle bellezze del bel paese? Partiamo! Nella notte del 9 ottobre del 1963, una parete di roccia del costone sopra la diga crollò, provocando un'onda che, superata la diga, si abbatté sul Longarone, distruggendo il paese e portando via 1.900 vite umane. La sera del 9 ottobre la gente di Longarone andò quasi tutta, immagino, a dormire tranquillamente, mentre si sapeva, e i tecnici della diga lo sapevano, che ci si aspettava che la montagna scivolasse. Quella sera ero a letto e io mi sono salvato, sono uno dei sopravvissuti, sono stato estratto dalle macerie. Purtroppo quella sera persi i genitori e un fratello. Mi rimase una sorella che per sua fortuna non era in casa, era fuori casa e quindi si salvò. Il disastro si consuma in tre minuti. L'uscita dell'onda è stata preceduta da una violenta massa d'aria che ha, secondo me, distrutto Longarone, e poi l'acqua è arrivata e ha inondato e si è portata via tutto e tutti. Il museo si divide in tre settori: il pre-Vajont, durante la costruzione della diga, e poi passi questo tunnel che è l'attraversamento della diga per arrivare il giorno dopo. È l'onda principale che ha investito Longarone, sì. Io abitavo qua, qui così, vicino alla chiesa, e mi hanno trovato quassù. Questi eventi disastrosi devono insegnare qualcosa. Viviamo noi italiani in un paese, in un territorio, in territori molto fragili, e molto spesso la prevenzione non sussiste e quindi capitano poi i disastri. Cortina d'Ampezzo è una famosa località turistica invernale ed estiva, sede di numerosi eventi di rilevanza internazionale, legati alla montagna e agli sport invernali, le sue piste da sci, tra le più impegnative e panoramiche di tutte le Dolomiti, pronte oggi ad ospitare le prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Cortina è la località al mondo che ha fatto più gare di Coppa del Mondo quest'anno, tra discesa femminile, maschile, snowboard cross e soprattutto le finali di Coppa del Mondo paralimpiche. Perché ricordiamoci che noi parliamo sempre di Olimpiadi, ma a me piace definirle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Cortina sarà il vero hub per le Paralimpiadi, per cui ci siamo messi in gioco. Il sistema Cortina, ma non solo Cortina, anche i paesi vicini si sono messi in gioco per il mondo paralimpico, perché è un mondo un po' sconosciuto, sinceramente, però noi non vogliamo fare brutta figura, vogliamo servire gli atleti paralimpici nel modo migliore, forse anche meglio degli atleti normodotati. Cortina non è solo un mondo di sport invernali, è anche tantissimo un mondo di sport estivi, tra cui rientra moltissimo la bicicletta, sia la mountain bike che la bicicletta da strada e da corsa. Le tre cime di Lavaredo costituiscono il simbolo delle Dolomiti. Dal 2009, patrimonio mondiale UNESCO,
elette per la serie di paesaggi montani di eccezionale bellezza naturale, per la varietà di forme scultoree delle loro cime verticali e pallide. Con questo panorama innevato ho scalato il passo delle Tre Croci per arrivare finalmente al lago di Misurina, che è praticamente ghiacciato. Ancora qualche chilometro però per chiudere la tappa alle Tre Cime di Lavaredo. Ci vediamo domani, ciao!